Grillo piglia per il culo gli italiani, la tira in lungo, difende l'euro, cancella il reato di immigrazione clandestina. O cambi idea e ne riparliamo, oppure andiamo avanti da soli. Deputato 5 Stelle onorevole Manlio Di Stefano, il terrorismo islamico non esiste. Nessuno ricorda però il giovane marocchino che si suicidò per portare a compimento quella strage. Quando si parla di lui, se ne parla solo come di un assassino e non anche come di una vittima, perché anche egli fu vittima oltre che carnefice. Una ideologia criminale lo aveva convinto che quella strage fosse un gesto eroico e lo aveva mandato a morire, e non escluso che quel giovane, come tanti kamikaze islamici, fosse spinto dalla fame, dalla speranza che quel suo sacrificio sarebbe servito per far vivere meglio i suoi familiari. Un post firmato da Di Battista nell'agosto del 2014 sul blog di Beppe Grillo. Questo post titola ISIS, che fare? E ci sono alcune affermazioni di Battista che hanno fatto abbastanza polemica, perché Di Battista scrive: il terrorista non lo sconfiggi mandando più droni, ma elevandolo ad interlocutore. E in un altro parte del post aggiunge: se a bombardare il mio villaggio è un aereo telecomandato a distanza, io ho una sola strada per difendermi, a parte le tecniche non violente che sono le migliori: caricarmi di esplosivo e farmi saltare in aria in una metropolitana. E se non accetteranno queste condizioni, è una presa in giro. Noi abbiamo già detto, dopo le elezioni, è una presa in giro. Consultivo, consultativo, chiamatelo come ma vuoi. Che referendum no, non è costituzionale. Se ne batto i coglioni se non è costituzionale. Lo faremo lo stesso. E vedremo e deciderà il popolo italiano se uscire o no dall'euro. Lo decide il popolo italiano, non dei cazzoni di partito. Mi sembra molto chiaro. Salvini, cosa c'è che non va? No, molto chiara la proposta. È un cazzone di partito lui. È un cazzone di partito lui. Perché il referendum consultivo è una presa in giro, è una truffa. Uscire dall'euro si può con una riga di decreto adesso. Io non voglio uscire dall'euro, non ho mai detto di uscire dall'euro! Perché è una perdita di tempo, una presa in giro, si tratterebbe di un referendum consultivo, quindi valore zero. In Italia se ne fregano dei referendum ufficiali, figurati dei referendum consultivi, che la Costituzione peraltro non prevede. E quindi, fatti i tempi lunghi, avrebbe efficacia zero, cioè facciamo un sondaggio. È uguale, commissioniamo un sondaggio a Pagnoncelli e abbiamo lo stesso identico risultato. Dove sta governando i 5 Stelle? Parma, Livorno, Civitavecchia. Mandate le telecamere o chiedete ai cittadini di Parma, Livorno e Civitavecchia se al di là di Grillo no, 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 poi quando fai, se sono contenti. Io governo il Veneto, la Lombardia e la Liguria e mi sembra con soddisfazione. Alla prova del governo non basta il no, no. Grillo ha detto: io non ho mai detto che bisogna uscire dall'euro. Il parlamentare 5 Stelle magari conferma lui che non uscire. Bisogna Chiamo uscire Sibilia. Dall'euro, smentisce Quasi, Grillo? Sibilia, lei è uscita dall'euro o no? Sì o no? Guardi, siccome insomma io sono felicissimo e lieto di spiegare bene questa situazione, noi abbiamo un programma anche per le europee, non ho visto ancora gli altri, che è molto chiaro e semplice, che propone un referendum per la permanenza all'interno della moneta unica. Sì, no, mi deve no. far finire. Se mi fate una domanda, sì. mi fate rispondere. Ma lei voterà sì allora, o no? A questo faccio io la domanda. Se... a questo referendum lei voterebbe sì o no? Io mi informerò in quel momento, io voterei no. Voterei no. Ciao, auguri. Ok, andiamo. Non è informato sull'euro. Nel comune di Mira, dove c'è il sindaco Grillino, hanno mandato via l'assessora perché non era produttiva, perché era incinta. Grillo. E i politici trapanesi non ci hanno aiutato. Per quale motivo ha votato Grillo? Perché gli ha promesso le 700 ore di disoccupazione? Usare l'immagine di Auschwitz per fare polemica politica è squallido. È squallido. È vergognoso usare quell'immagine per fare polemica politica, è triste. Ma questa basterebbe non è polemica chiedere politica. Scusa, quante fesserie ho fatto io? Tante. Ho fatto degli errori, sì. Ho sempre avuto l'umiltà di chiedere scusa. Usi
l'immagine di un campo di sterminio per fare battaglia politica. Chiedi scusa. È di pessimo gusto, è veramente imbarazzante. Lei lo sa che Vauro nel 2010 immagine fatto la stessa cosa. L'avesse usata sul suo profilo Facebook un parlamentare della Lega o del centrodestra, ci sarebbero stati plotoni di esecuzione, mi dicano se non è vero. Quindi avrebbe potuto chiedere scusa. Guarda che i veri razzisti siete voi, perché i soldi li invade sempre più a voi e non fate un cazzo voi. Noi lavoriamo, hai capito? Hai capito? Vai a lavorare, Grillino del cavolo! E Grillo, le palle, per dire fuori dall'euro subito, purtroppo non ce l'ha. I tagliagole coi fiorellini non li caccio, il dialogo, come dicono i 5 Stelle, col califfato islamico, non ce lo vedo, servono le armi. Noi leghisti pavesi siamo qui, con le nostre facce, mentre i grillini mi sembrano poco democratici. Non vorrei offendere nessuno, ma mi sembrano anche un po' fascisti, guarda. I grillini hanno detto che loro vorrebbero bloccare tutte le strade in costruzione. Ora lo vado a spiegare agli operai, a quelli che stanno in coda in tangenziale o sulla Milano-Venezia, che non serve la pedemontana, che non serve la tangenziale esterna. Comunque credere a una promessa come quella del reddito di cittadinanza è veramente un'ingenuità pazzesca. Perché se il non lavoro dà 1.000 euro, il lavoro cosa dovrebbe dare? Il lavoro di chi si alza tutte le mattine, va a lavorare con i mezzi, con i pullman, fatica, torna a casa e prende 1.100 euro. Questi immigrati con questo reato di clandestinità non pagano una lira e sono a piede libero in giro per l'Italia. Venivano grazie a una legge espulsi. Della Lega. Ma venivano quando mai? Espulsi. Ma quando mai? La pena il accessoria SAP, che venivano allora, espulsi. Il SAP, se scusi, non vuole spendere scusi. Gli ospiti a casa sua. Mi scusi. I ventriloqui qua che vengono per lui e quindi mi divertirò io con i grillini a prendere le calci in culo in un momento ferragostano, post ferragostano, qualcuno su un blog per quanto seguito scriva che i leghisti sono maiali, diciamo che non ci fa né caldo né freddo, soprattutto per come è stato argomentato. Catena umana dei 5 Stelle per chiedere le dimissioni di Maroni dopo lo scandalo sanità, replica il governatore, erano in 100, sarà Milano a liberarsi di loro. Salvini ha cercato Grillo, ma Grillo non gli risponde al telefono, questo a quanto ho capito è la sostanza della notizia. Ma guardi che mi sono sporcato anch'io tante volte le mani, perché se lo dovrebbe sapere benissimo se segue la storia del Movimento 5 Stelle, il signor Mauro, che io prima delle europee andai alla Camera, chiamato dal Movimento 5 Stelle, c'è il video su YouTube, andate a cercare Borghi, io sarò brutale, dove gli spiegai filo per segno le questioni dell'euro. E se i parlamentari del 5 Stelle, invece di tagliarsi lo stipendio, se lo fossero raddoppiato, e però avessero fatto quello che doveva fare un parlamentare, vale a dire prendere e farci uscire e accordarsi con noi per poter uscire dall'euro per tempo, prima delle elezioni europee, creare un fronte contro l'euro, la storia sarebbe stata diversa, perché il tagliare lo stipendio risolve nulla. Invece, se noi cambiamo le cose alla radice, risolviamo tutto. Poi dopo, per carità, tagliare lo stipendio va benissimo come argomento, no? Per dire chissà cosa, e poi tutto sommato bisogna vedere da che stipendio si parte. Perché, guardi, io le assicuro che se noi mettiamo all'asta i posti da parlamentare, troviamo anche qualcuno che paga per farlo, perché tanto poi dopo dice rubo, così facendo rientro poi dell'investimento fatto. Quindi è proprio una cosa, veramente, non insistete sugli stipendi, è una scemenza, bisogna insistere su mettersi d'accordo va su bene, l'euro va bene. E non pigliare in giro la gente, non pigliare in giro la gente con un referendum che si sa benissimo che non si può fare. Non si può fare quel referendum, bisogna mettersi d'accordo per uscire, per fare un accordo politico, in modo tale che quando si andrà al governo si uscirà per decreto. Io non voglio uscire dall'euro, non ho mai detto di uscire dall'euro!